A pochi passi dal paese di Lilla, vicino a Cogne, c'è la possibilità di fare una breve ma spettacolare gita al cospetto delle cascate create dal torrente Yurtier. Dal parcheggio di Lilla si attraversa il ponte sul Yurtier e si va tra le case, seguendo i molti cartelli che indicano le cascate. Si continua lungo la mulattiera, lasciando a destra il sentiero per il lago delle Loie e si giunge al cospetto della bella cascata inferiore. Per gli amanti del brivido c'è anche la possibilità di salire questa scala, ma noi saliremo lungo il più sicuro sentiero per arrivare al ponte che scavalca il torrente e da cui si ammira la prima cascata dall'alto. Il sentiero è sempre ben protetto e perciò questa gita è adatta anche ai più piccini. Il giardino alpino di Paradisia, che deve il suo nome ad uno splendido giglio bianco Paradisea liliastrum, è stato creato nel 1955 e si estende su una superficie di 10.000 metri quadrati. Paradisia presenta circa 1.000 specie, sia del parco che delle Alpi occidentali, sia di altri gruppi montuosi a noi vicini come i Pirenei e il Caucaso, e lontani come l'Himalaya e le Ande. Inoltre, uno specifico settore riguarda la coltivazione sperimentale di piante officinali e aromatiche. Paradisia è l'unico giardino alpino a offrire una rassegna ampia ed esauriente di licheni. Nel giardino troverete ricostruiti gli ambienti alpini più significativi, la prateria, la torbiera, il prato pascolo, la morena, i detriti, le rive dei torrenti.
le piante sono accompagnate da un cartellino colorato che ne riporta il nome scientifico, il nome volgare, la famiglia e la distribuzione. Potrete così conoscere le piante nell'ambiente naturale in cui vivono. Il re Vittorio Emanuele II era famoso per la sua passione per la caccia, tanto da venire chiamato il re cacciatore. Ma siccome era un re, pretendeva di avere tutte le comodità, almeno quelle che si potevano avere nel 1800, e perciò in molte valli della zona, poi definita come Parco del Gran Paradiso, diede ordine di costruire strade in alta montagna per poter agevolmente arrivare nelle zone ricche di camosci e stambecchi. Una delle strade più ben tenute fino ai giorni nostri è quella che parte dal Col del Nivolé e arriva fino al Colle della Terra, che oggi percorriamo per cercare anche noi camosci e stambecchi. A differenza del re cacciatore, non spariamo, ma filmiamo questi begli esemplari di fauna alpina. Dopo aver costeggiato un piccolo laghetto alpino, lo sguardo volge verso il lago dell'Agnel. E poi su, su, verso il ghiacciaio del Carro, sotto le Levanne. Ed è proprio in questo tratto che la mulattiera reale si è mantenuta inalterata, anche se ormai sono passati 150 anni da quando venne costruita. Si vede che i montanari, allora, sapevano bene come trattare la pietra. E come capita sovente, in fondo valle c'è la nebbia, mentre in alto c'è un bel sole. Si vede che il re cacciatore non ha poi sterminato tutti i camosci e gli stambecchi, visto che qui li troviamo sempre numerosi. Mentre lo stambecco si lascia avvicinare relativamente, il camoscio è più timido e si tiene a distanza di sicurezza. Qualcuno spiega ciò dicendo che il camoscio sa di venire ancora cacciato per la rituale polenta e camoscio. Nei tratti esposti a nord c'è ancora un po' di neve, ma ciò non ostacola il nostro cammino. E finalmente arriviamo al Colle della Terra, oltre al quale la mulattiera reale prosegue in direzione del lago Lillé. Per chi lo desidera, questo colle pone termine alla gita, ma se si ha ancora voglia di camminare, laggiù c'è il Colle della Porta,
che può essere raggiunto in circa un'ora di cammino sulla comoda mulattiera. E proseguiamo anche noi in discesa sul lago pittoresco. Oltrepassato il lago di Lillé, si riprende a salire in direzione del Colle della Porta. Fino a pochi anni fa c'era il piccolo ghiacciaio della Porta, ma anche lui, con l'aumento della temperatura, è praticamente scomparso. Arriviamo al Colle della Porta, la meta della nostra gita. Da qui lo sguardo spazia sulla punta di Ondezzana e sui becchi della Tribolazione. E per finire bene la nostra gita, ecco una bella panoramica sulle Levanne. Ed infine il ghiacciaio del Carro, la vetta della Aiguille Rousse e in lontananza la vetta della Grand Casse nella Vanoise. Nella gita di quest'oggi saremo accompagnati da Patrizia. E dove andiamo, Patrizia? All'Emilius, se ce la facciamo. Ce la faremo senz'altro. Brava, fino su, andiamo. Adesso prendiamo la seggiovia che ci porterà da Pila fino a Chamolet, così ci facilita la prima parte. La nostra salita inizia da questa scultura e ci porterà al rifugio. Siamo al lago di Chamolet e adesso proseguiremo al colle. È breve, così sembra, ma faticosa. Siamo arrivati al colle, adesso proseguiamo scendendo fino al rifugio, dove ci fermeremo stanotte, e invece proseguendo da questo sentiero si arriva alla Punta Valletta. Mentre ci avviciniamo al rifugio, conviene ricordare che l'Emilius, fino al 1800, si chiamava Picco delle Dieci, perché indicava agli aostani l'ora in cui il sole nei mesi invernali fa capolino dalla vetta. La montagna fu ribattezzata poi Monte Milius, in onore della signorina Émile Argentière, che fu la prima donna a raggiungere la vetta. No, non sono stambecchi, sono caprette che ci accolgono al rifugio d'Arbol. Dopo circa un'ora dalla partenza della seggiovia, siamo arrivati al rifugio di Arbol. Il rifugio del Born è situato nei pressi del lago omonimo. Inaugurato nel 1998, è uno dei più moderni ed accoglienti rifugi della catena alpina. Si potrebbe quasi definirlo un alberghetto di montagna. Grande il posto, eh? D'altra parte, perché non offrire all'alpinista
il sollievo di una bella doccia calda, un ottimo pasto e un letto confortevole. Sono finiti i tempi dei rifugi spartani e disagevoli. E dietro al rifugio svetta la Becca di Nona, che può essere un'alternativa all'Emilius, se non si vogliono affrontare i 1000 metri di dislivello che domani ci faremo per salire all'Emilius. E dopo un'ottima dormita... Che un'ottima mangiata! Partiamo alle 6:30 per la punta dell'Emilius. Dopo circa un'ora siamo nei pressi del lago gelato, alla quota di 2650 metri. Lassù è il passo dei Tre Cappuccini, dove dovremo arrivare adesso per poi prendere la cresta che ci porterà in vetta all'Emilius. Ci avviciniamo alla vetta, infatti il lago gelato è ormai lontano e sullo sfondo si vede adesso il Gran Paradiso e la Grivola. Finalmente siamo in vetta, a quota 3560 metri. E adesso vi faremo vedere il panorama di un sacco di 4000. Complimenti! Ecco, laggiù, tutte le vette del Monte Rosa. E questo è il ghiacciaio del Breithorn. Mentre ai piedi della Madonnina, ecco, 3000 metri più in basso, appare la città di Aosta. Verso ovest si vede il ghiacciaio del Ruitor. E anche se un po' coperto dalle nuvole, questo è l'inconfondibile Monte Bianco. E verso nord ecco apparire il Gran Paradiso e la Grivola. Questa vetta è veramente un punto panoramico spettacolare e merita proprio di salire quassù. La Montanara si sente cantare, la Montanara, la Montanara si sente. Una delle gite più classiche del Parco del Gran Paradiso, partendo da Cogne, è il giro ad anello che sale ai casolari dell'Herbetè, compie la traversata sino al rifugio Sella e discende sulla Val Nontei. La testata della Val Nontei è rivolta proprio al Gran Paradiso, che tra l'altro è l'unico 4000 interamente in territorio italiano. E durante la salita possiamo ammirare il ghiacciaio della Tribolazione, che ha questo nome perché tormentato da una serie impressionante di crepacci e serati.
Dopo un tratto in piano, attraversiamo il ponte dell'Erfolè e iniziamo a salire nella bella pineta attraversando su arditi ponticelli il torrente che scende dal ghiacciaio dell'Herbeté. Stiamo marciando sull'antica strada reale di caccia fatta costruire quasi 200 anni fa da Vittorio Emanuele II, detto il re cacciatore. Dopo circa un'ora arriviamo ai casolari dell'Herbeté. Siamo a quota 2435 ed i casolari sono un autentico belvedere sulla testata della Val Nontei e sul ghiacciaio della Tribolazione. Questi casolari un tempo erano stati costruiti come rifugio per i pastori, adesso invece sono uno dei posti tappa dei guardiani del parco. Un moderno impianto alimentato a celle solari permette in caso di necessità di effettuare chiamate di soccorso. Da adesso in avanti il nostro sentiero prosegue non proprio in piano, ma alterna salitelle a brevi discese e si dirige verso il rifugio Sella. Lungo questa traversata faremo qualche sosta per ammirare la torre del Gran San Pietro, le punte Patrì, gli Apostoli, la Roccia Viva e la Becca di Gai. Con un simile panorama questa gita deve essere proprio effettuata in una giornata di bel tempo. Ed in lontananza appare Cogne, da dove siamo partiti questa mattina. Per facilitare l'escursionista, in alcuni tratti del sentiero sono stati attrezzati dei gradini, così che l'intero percorso è adatto anche ai meno esperti. Per un lungo tratto è ancora percorribile l'antica strada reale e si cammina su un lastricato di pietre, proprio dove passava il re cacciatore, che avrà anche cacciato un sacco di camosci, ma è anche stato il primo a regolamentarne la conservazione. Dopo aver dato un'occhiata al Gran Serz, la montagna che adesso è sopra di noi, arriviamo al ben noto laghetto dell'Ozon, dove alla sera vanno ad abbeverarsi camosci e stambecchi. Poco prima di arrivare al rifugio Sella, si passa al Pian di Resello, dove si trova una targa commemorativa in ricordo di Renzo Videsot, direttore del Parco del Gran Paradiso dal 1944 al 1969 e grande promotore delle attività del parco. Dal lago in pochi minuti raggiungiamo il rifugio dedicato a Vittorio Sella, grande alpinista e fotografo di alta montagna.
Da qui ormai il percorso è in discesa e in un'oretta raggiungiamo Val Nontei. Forse il Vittorio Emanuele è il più famoso tra i rifugi del Parco del Gran Paradiso ed ogni anno centinaia di alpinisti salgono qui a pernottare per poter salire il giorno dopo l'unica vetta di oltre 4.000 metri interamente in territorio italiano, appunto il Gran Paradiso. Si parte da Pont, con lo sfondo della Grivola, e si sale per una comoda mulattiera sistemata di recente attraverso un bel bosco di conifere. Man mano che si sale nel vallone di Seiva, ecco apparire il ghiacciaio del Grande Tre. Più in alto ci fermiamo per volgere lo sguardo alla punta Furà e alle cime che dividono la valle di Pont dalla valle di Rem. La prima costruzione del rifugio Vittorio Emanuele risale al 1884 e constava di una stalla e di 5 camerette. Ben presto l'affluenza di alpinisti da tutta Europa dimostrò che il rifugio non poteva ospitarli tutti e nel 1933 si inaugurò il nuovo rifugio. Nel dopoguerra di nuovo si ripresero i lavori per un ulteriore ampliamento e la costruzione, come la vediamo oggi, fu inaugurata il 10 settembre 1961. Il rifugio può ospitare 130 persone e sovente è così affollato da richiedere l'uso del locale invernale. Arrivati al rifugio, è conveniente salire ancora un po' per ammirare meglio le vette circostanti. La Tresenda, il Ciarforon e la Becca di Monchair. Chi può si fermerà questa notte al rifugio e domani forse salirà una di queste montagne. A Monti di Cogne, la frazione di Gimian costituisce uno straordinario balcone naturale sul Gran Paradiso e particolarmente suggestiva è la visione del prato di Sant'Orso al di là del quale si apre la verde Val Nontei. Dal villaggio di Gimian parte un bel sentiero che si inoltra nel vallone del Grosson. Siamo diretti ai laghi di Lucerte e da Gimian il panorama verso la Val Nontei è così bello che appena partiti siamo già fermi a rimirare la torre del Gran San Pietro, la testa di Monet, la becca di Gai, la punta di Ceresole, il Gran Paradiso e infine la Grivola.
Dopo un'ora circa di cammino si arriva nei pressi di una croce di legno dove di solito si fa una prima sosta. Entriamo adesso nei bei pascoli fioriti e passiamo accanto agli alpeggi di Grosson. Poi il sentiero torna a salire e passa accanto al torrente che poi scavalca su di un bel ponte. E poi torniamo in un tratto pianeggiante che in estate è uno spettacolo di fiori alpini. E la Tersiva, eccola qua! Attraversiamo adesso un pianoro vicino alle vecchie cave di minerale di ferro e si vede come le acque stagnanti assumono uno strano colore cangiante. E poco sopra eccoci arrivati al primo dei tre laghi di Lucerne. Siamo al lago inferiore, a quota 2720. La simpatica marmotta ci raggiunge nei pressi del secondo lago, situato a quota 2008. Se i pescatori si fanno 2 ore di cammino per pescare in queste acque, vuol dire che qui ci sono delle ottime trotte di montagna. Saliamo ancora e da qui si vede in un bel colpo d'occhio il primo e il secondo lago. E così, cammina, arriviamo al lago superiore, il più solitario, il più selvaggio dei tre. Nelle sue acque si specchia la punta di Laures. E in una carrellata unica, da quassù, possiamo vedere i tre laghi di Lucerne. E vi consigliamo, amichevolmente, di fare un giorno anche voi questa bella gita. Un'antichissima mulattiera ha unito per secoli la conca di pascoli di Dondena con la valle di Cogne, attraverso il passo denominato Finestra di Champorcher. Circa 150 anni fa, il re Vittorio Emanuele II diede ordine di trasformare la mulattiera in una di quelle strade reali di caccia che servivano al re e al suo seguito per salire in quota lungo una comoda strada.
La strada reale c'è ancora oggi, anche se proprio in questa zona il passaggio della linea elettrica che collega Francia e Italia ne ha rovinato una parte. Questo purtroppo è il tributo che dobbiamo pagare se vogliamo le comodità dell'energia elettrica. Ciò malgrado, in molti punti camminiamo comodamente su quelle pietre che i montanari misero a posto quasi 2 secoli fa. La nostra gita passa a fianco del lago Isérain, uno dei laghi alpini più pittoreschi, vicino al quale sorge il santuario della Madonna della Neve. Stiamo attraversando il Parco regionale Valdostano della Vic, nato nel 1989. La vetta più alta del parco è il Mont Glacier, che si affaccia proprio su Dondena. Verso quota 2500 metri vi sono 2 laghetti pittoreschi, il Lago Bianco e il Lago Nero. Più in alto passiamo vicino al Lago Pontonnet, dove troviamo una pietra incisa nel 1889 che ci indica la via da percorrere. Mentre i cartelli messi qualche anno fa si sono già sbiaditi, la pietra resiste ormai da più di un secolo. Siamo arrivati al colle di Pontonnet, che come si vede è attraversato dai cavi dell'alta tensione. Sul colle c'è un ex ricovero militare che può servire come rifugio d'emergenza. Dal colle vediamo i laghetti Bianco e Nero ed in lontananza il lago Isérain con il suo santuario. Dal colle una salita di circa mezz'ora ci porta alla vetta della Torre di Ponton. Qui il panorama è eccezionale e ricompensa la fatica della salita. Questo è il vallone dell'Urtier, che porta a Cogne, ed in fondo, innevato, c'è il Gran Paradiso. E dal lago Isérain, ecco la Rosa dei Banchi. Qui, in primo piano, la Tersiva, e giù, in lontananza, il Gran Combin. La valle che vediamo in discesa è la valle della Clavalité e giù in fondo si vede la Valle d'Aosta. Ed infine, inconfondibile, il Cervino. E poi vediamo tutte le vette del Rosa, i Tre Breitor, il Polluce, il Castore, il Liscan e la Margherita. Meritava proprio essere saliti fin quassù. Lungo la strada che da Aimaville sale a Cogne, si passa dal villaggio di Vieilles, caratterizzato da una bella chiesetta. È da questo villaggio che inizia la nostra gita. Seguiremo il sentiero numero 4 e in meno di 3 ore saliremo al bivacco Gontier. Dopo mezz'ora di cammino passiamo accanto ai casolari di Piante 6. Un cartello ci avvisa che il bivacco è chiuso, ma ci dà le indicazioni dove reperire le chiavi se volessimo fermarci per la notte.
A quota 1720 c'è una grossa presa d'acqua che serve per un acquedotto che utilizza le acque che scendono dalla Grivola. Stiamo attraversando adesso una bella pineta ricca di rododendri ed entriamo qui nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. La salita prosegue sul ben marcato sentiero e attraversa il torrente del Gran Nomenon. E in alto cominciamo a scorgere la mole imponente della Grivola. Questo versante è ambito dai ghiacciatori e offre alcuni itinerari tra i più impegnativi della Valle d'Aosta. Dominati dalla parete nord della Grivola, i pascoli del Gran Nomenon sono uno dei luoghi più suggestivi della Valle d'Aosta. Iniziato nel 1979 e inaugurato nel 1985, il rifugio Chabot è nato per decongestionare il vicino Vittorio Emanuele, sempre troppo affollato dagli alpinisti in marcia verso la vetta del Gran Paradiso. Si inizia a camminare da Aurus e quasi subito si sale lungo una mulattiera che proprio in questi tempi viene ripristinata con uno splendido lavoro in pietra per imitare le vecchie strade reali volute dal re cacciatore Vittorio Emanuele II. Dopo circa mezz'ora di salita, una breve sosta. E da qui possiamo vedere la strada che anni fa venne iniziata per realizzare un collegamento automobilistico tra il colle del Nivolet e la Val Savaranche. Per fortuna il buon senso ha prevalso ed i lavori sono stati sospesi in tempo, così Camosci e Stambecchi possono vivere in pace. Dopo circa un'ora di cammino arriviamo all'Alpe di Lavassei e da qui appare imponente la nord del Gran Paradiso. Siamo adesso usciti dal bosco e proseguiamo il cammino ammirando la parte finale della Val Savaranche, con il ghiacciaio della Grande Tre e la punta Furà. Se c'è un posto dove è facile avvistare gli Stambecchi è proprio la salita al rifugio Chabot.
Ed ecco un'altra vista spettacolare della parete nord. Ecco un branco di camosci, che però sono un po' più timidi degli stambecchi e si lasciano riprendere più da lontano. Attraversiamo il torrente Savolero e riprendiamo a salire. Dopo poco, ecco apparire lassù le bandiere che ci segnalano il rifugio. Il rifugio è intitolato a Federico Chabot, una delle personalità più importanti della cultura valdostana del Novecento. La sua posizione ai piedi della becca di Montandainé e del Piccolo Paradiso offre un magnifico panorama su una delle zone più selvagge del massiccio, dominata dalla parete nord del Gran Paradiso, un'ascensione su ghiaccio tra le più classiche delle Alpi. Quando si viene qui è bene avere con sé un buon cannocchiale perché sovente è possibile scorgere gli alpinisti impegnati nella salita del Gran Paradiso. Eccoli lassù, quasi al termine della loro salita. Anche se l'escursionista non prosegue per la vetta del Gran Paradiso, il rifugio è una meta di grande interesse. E mentre ammiriamo gli alpinisti, un ultimo sguardo al rifugio Chabot, prima di iniziare la discesa a valle. Il lungo vallone dell'Ourthier offre al ciclista in mountain bike un bel itinerario che parte da Lillat, villaggio a pochi chilometri da Cogne, e termina al rifugio Sogno, tutto su strade chiuse al traffico. Il vallone dell'Ourthier offre ambienti molto propizi al pascolo estivo. I suoi dolci pendii sono punteggiati di alpeggi e la strada sale con innumerevoli tornanti. Ogni tanto il ciclista si permette una sosta per vedere il panorama che lo circonda e da qui non si può fare a meno di ammirare la bella guglia della Grivola. Si attraversa il torrente Ourthier su un caratteristico ponte nei pressi di una cascata. E quindi si passa vicino alla chiesetta del Cret, dove anticamente sorgeva il primo insediamento della valle. Per fortuna, anche se in lontananza, si vede la nostra meta, il rifugio Sogno. Adesso la strada spiana un po' e si riesce a pedalare meglio. È
Ed eccoci arrivati. Nell'accogliente rifugio potremo trovare un buon posto di ristoro ed anche un buon pranzetto per rifocillare i ciclisti affamati. La valle di Rennes-Notre-Dame, compresa tra la Val Savaranche e la Val Grisanche, è l'ultima valle del Parco Nazionale del Gran Paradiso in territorio valdostano. Il capoluogo è Rennes, un bel centro con alcune case tipicamente valdostane. Appena fuori l'abitato, inizia la nostra gita verso la testa dell'Entrelor. Entriamo adesso nel vallone di Entrelor, dominato dall'omonima vetta, e se giriamo lo sguardo indietro, ecco apparire la vetta della Grand Rousse. Già in alto si iniziano a vedere le vette innevate e proprio qui entriamo nel territorio del Parco del Gran Paradiso. Poco dopo si passa accanto all'alpeggio di Entrelor, dove si produce dell'ottima fontina. Entriamo adesso nel vallone di Entrelor, dominato dalla omonima vetta. E se giriamo lo sguardo indietro, ecco apparire la vetta della Grand Rousse. Le pecore nel dialetto locale sono chiamate le feie e noi siamo arrivati al loro alpeggio. Da qui lasciamo il vallone dell'Entrelor e pieghiamo a sinistra. Il sentiero adesso scende un po' ed aggira un costone roccioso per poi riprendere a salire in direzione della testa di Entrelor. Non facciamo rumore e riusciamo a vedere un bel esemplare di camoscio che appena ci vede scappa a gran velocità. Poco dopo arriviamo alla casa del parco, dove i guardiani fanno base per controllare il vasto territorio del Gran Paradiso. Dopo la rituale sosta per il pranzo, iniziamo la discesa ed entriamo nuovamente nella bella pineta e ritorniamo così a Rennes, da dove siamo partiti questa mattina. La salita al bivacco Ravelli inizia da Useyer,
una frazione che si affaccia sul lago di Beauregard ed il sentiero è uno dei più interessanti che la Val Grisange offre agli escursionisti. Lungo, ma vario, offre all'inizio l'incontro con un suggestivo bosco di larici secolari, alcuni dei quali, come ricorda questa targa, sono vecchi più di 500 anni e hanno dimensioni gigantesche. Una salita tornanti porta al pianoro dove sorgono gli alpeggi di Montfort-Klatz, dove si produce un'ottima fontina. Il sentiero sempre ben segnato è il numero 10 che segue l'alta via glaciale. A 2600 metri incontriamo un laghetto glaciale. Siamo in una zona dove il ghiacciaio dell'Anvernieu scende fino a 2500 metri e per questo è considerato il ghiacciaio che scende più in basso di tutta la Valle d'Aosta. Si prosegue poi lungo la morena e già in alto appare l'imponente mole della Grand Rousse. Ancora uno sforzo, ma già si vede lassù la nostra meta, il bivacco Ravelli. Finalmente, dopo 3 ore di cammino, siamo arrivati e siamo proprio immersi in un autentico ambiente glaciale. L'accesso, anche se lungo, non è affatto proibitivo e il bivacco, inaugurato nel 1981, ricorda l'alpinista torinese Luigi Ravelli. Dopo un bel riposo iniziamo la discesa. Percorreremo il tracciato di salita sino a quota 2300 metri e poi volgeremo a destra in direzione del rifugio Chalet delle Pè. Ed ecco laggiù la nostra seconda meta della giornata, lo Chalet delle Pè, che se viene raggiunto da Useyer è una meta alla portata di grandi e piccini, dato che ci si arriva comodamente in 1 ora e mezza. L'intero rifugio è proprio confortevole e ci concediamo una bella sosta prima di iniziare la discesa.